La povertà educativa, cioè la mancanza delle competenze necessarie per uno sviluppo adeguato e per farsi strada nella vita, rischia di pregiudicare il futuro di migliaia di bambini e adolescenti campani. Più di un quindicenne su tre è sotto la soglia minima di competenze in matematica e uno su quattro in lettura, percentuale che fra gli adolescenti del sud che vivono in famiglie più svantaggiate raggiunge il 44,2% ed il 34,5%. Povertà economica e povertà educativa infatti si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Il dato emerge dal rapporto Illuminiamo il futuro 2030, obiettivi per liberare i bambini dalla povertà educativa realizzato da Save the Children nell'ambito della campagna Illuminiamo il futuro. In Campania sono notevoli le carenze di servizi e opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche. Solo il 3% dei bambini tra 0 e 2 anni riesce ad andare al nido o usufruire di servizi integrativi. L'89% delle classi della scuola primaria non offre il tempo pieno e l'84% dei minori non accede ad una serie di attività ricreative, sportive, formative e culturali. In particolare il 66,7% dei minori tra 6 e 17 anni non ha letto neanche un libro nell'anno precedente, percentuale superiore di 20 punti rispetto alla media nazionale. L'80% non ha visitato un sito archeologico, il 75% un museo, il 70% non ha svolto alcuna attività sportiva. In Campania la percentuale di aule non connesse ad internet raggiunge il 27% e il 72% degli alunni di 15 anni frequenta scuole con infrastrutture insufficienti. Occorre dunque attivare un piano di contrasto alla povertà minorile per evitare che il futuro di migliaia di bambini sia segnato dalla loro provenienza sociale, geografica o di genere.